Io ogni mattina mi sveglio e trovo questo disastro. Memo mi odia. Questa mattina, ecco, questa è la sveglia. Mi ricorda che devo prendere l'antibiotico. Eccolo qua. Un pillolone gigantesco. Adesso lo prendo con il succo di mela 100%. Questo è meraviglioso, senza zuccheri aggiunti. Poi ho il mio caffè alla nocciola solito, che adoro, sono drogata di questo caffè, e la classica rosetta di mele, che ormai avrete visto, stravisto, rivisto e ristravisto in ogni dove, perché hanno fatto 10.000 ricette online e io ho creato la mia versione con i chiodi di garofano. Buongiorno, io e le mie occhiaie vi diamo il benvenuto in questo nuovo vlog. Questa è la mia colazione di oggi, che è una giornata di ferie, anche se sarebbe dovuta essere una giornata di malattia perché la dottoressa voleva mettermi in malattia, penso. Io sono andata lì giovedì, lei voleva mettermi in malattia fino a mercoledì, cioè la settimana. Però no, le ho chiesto di no, l'ho detto di darmi solamente giovedì e venerdì perché comunque oggi sarei stata in ferie. E non avevo voglia di vincolarmi in casa tutto il weekend, tutto questo periodo e volevo fare sta festa, sua giornata di ferie, insomma. Poi Marco lavora sia oggi che domani che è festa e quindi io devo fare tipo la spesa, però lavora la mattina, quindi forse pomeriggio ci vediamo. Devo fare la spesa, devo andare a comprare il cibo per i gatti, sia il mio che il suo. Devo andare volevo andare in fiera perché anche quest'anno c'è la Fiera dell'Oriente che non mi era piaciuta l'anno scorso, però volevo andare a cercare un banchetto che c'è in teoria. Però ho sentito una persona che so che ci sarebbe andata in sti giorni e oggi va con dei suoi amici, non so con chi, e quindi non so, forse gli scrivo dopo se vado, se non vado, o vediamo come va. Preferisco andarci oggi che forse qualcuno ancora lavora in Italia e a Padova. Magari domani ci sarà un po' più gente, però domani non pagherei il parcheggio. Va bene, staremo a vedere. Sto uscendo di casa, ma non ho ancora capito dove andrò come primo posto. Ciao Memo. Ciao piccolo. Ciao amore. Ciao. Quando devo farmi i miei giri, cosa faccio? Mi preparo un foglietto, me lo metto qui in macchina e poi mi guardo le cose da fare, tipo devo fare la spesa, devo andare a prendere il cibo all'IKEA, al pentolone, devo fare un po' di giri. Aspetta che non ho messo la cintura bene. E così poi, cioè, mi ricordo le cose che devo fare. A proposito di cintura, perché non l'avevo messa bene, volevo dirvi una cosa. Ci sono degli youtuber, delle più che degli, che non utilizzano le cinture di sicurezza in auto. E a parte il fatto che penso sia l'esempio più sbagliato che si possa dare, soprattutto se poi si è famosi per il vivere eco bio, naturale, cose del genere, poi non stai attenta alla tua salute quando è in pericolo ben più grave di una cremina con la paraffina, sei un bruttissimo esempio e dovresti farti un esamino di coscienza. Non tanto per te, perché se tu vuoi ammazzarti sono affari tuoi, più che altro per tutte quelle centinaia di migliaia di persone che ti seguono e guardano i tuoi video. Questo è un riferimento puramente non casuale e voluto. Anche perché se non mettiamo le cinture di sicurezza con gli airbag, anche per un incidente piccolino, ci facciamo il triplo del male. Probabilmente la faccia, siliconata o non che sia, si distrugge. Quindi niente, adesso sto per entrare in strada, per cui vi saluto. Cazzo, c'è il postino. Ok, vediamo se riesco a mostrarvi la spesa. Parto dalle cose fresche perché le infilo subito in frigo. Ho preso un po' di queste minestre vellutate da preparare al microonde perché penso che nei prossimi giorni mi fermerò a pranzo al lavoro e quindi magari me le porterò. Poi ho preso, mamma mia, vi mostro, metto un po' di luce. Ho trovato il cavolfiore viola e il cavolfiore arancione. Io appena vedo colori, poi siccome mangio tantissime verdure al vapore, mi piace farle. Infatti ho preso anche i cavolini di Bruxelles, i broccoli.
le carote viola, anche queste, patate, queste le mettiamo via subito che non sono neanche da frigo. Poi ho comprato del pollo, penso che farò con le patate il pollo al forno, con le patate e il pollo al forno, ho preso delle polpettine vegetali che amo tantissimo, mi piace mangiarle con la salsa tzatziki che però non c'era, quindi dovrò andare penso al Lidl a comprarla. Memo, tu mi raccomando fai la guardia. Poi ho preso due ricottine, una burratina di dimensioni micro e poi praticamente regalavano, perché costavano un euro e qualcosa, tre mozzarelle della Vallelata, a parte che hanno una scadenza abbastanza ravvicinata. Come parli Elisa, come parli? Quanto casino faccio? E infine due pasta sfoglia. Pasta sfoglia mi servono per fare quelle tortine lì di mele. Ho ancora delle mele in frigo. Seconda parte della spesa. Questo non arriva dal supermercato ma da Maxi Zoo ed è la pappa di Memolotti. Io con questa mi trovo benissimo perché lui purtroppo ha dei problemi al pelo. Nel senso che ha la forfora, per cui la veterinaria mi ha consigliato questo qui, questo prodotto qui, oppure cibo biologico. Voi non ci crederete, ma casa mia è l'unica casa in cui le patatine scadono in dispensa. Infatti le ho dovute ricomprare perché Marco si è accorto che erano scadute e le ha buttate via. Io le avrei mangiate lo stesso, però lui è un po' così. E quindi ho preso, guardate le scadenze, questa a maggio... Questa mi pareva giugno, adesso, ma aprile. Speriamo di non farle scadere perché io non le mangio. Cioè, o arriva lui, ha fame e se le mangia, oppure magari viene qualche ospite e le offro, perché io le compro solo per gli altri. Poi ho preso del pane bianco, che potrebbe tornare utile ogni tanto, del latte a lunga conservazione, le mie caramelline. Queste sono delle caramelline buonissime, costano un sacco e io ne mangio una dietro l'altra, sono una vergogna. E spazzolino nuovo. Sono andata in un negozio prima dove vendono prodotti per la casa, tipo un acqua e sapone, si chiama la saponeria, tipo IDM, i Rossmann, queste cose qua. Niente, ho preso due tre cazzattine, questi per i WC, che poi non ho capito perché costavano 1 euro e 9 centesimi, mentre c'erano le confezioni con due di questi in promozione a 2,80 euro. Non lo so, ditemi se è normale. Quindi ho preso questi due separati, che mi costa 2 euro e 18 centesimi invece di 2,80 euro. Ho preso un paio di dentifrici perché quelli che utilizzo io sono quelli dell'antica erboristeria. Li ho finiti. Ho preso due matite della Debbie che costavano 3,50 euro, sono bellissime, una è viola e una è un rosso, sembra più chiaro in videocamera, in realtà è un non un bordeaux ma quasi, sono per occhi, io amo il rosso sugli occhi, io sono famosa, sono famosa. Io mi ricordo, ho i miei primi ricordi di quando mi truccavo, sono delle superiori, di quando cercavo ovunque matite rosse e ombretti rossi perché io mi truccavo gli occhi di rosso. Infatti ho avuto problemi poi per questa cosa con alcune persone, ma sorvoliamo. E poi questa qui è viola, un viola bellissimo, adesso non so se si veda qualcosa, ma stupenda, 3,50 euro l'una, ed era tantissimo che non compravo prodotti di questo tipo. Poi ho preso due saponi per le mani, un sapone intimo della spuma di champagne, 1-2 per le mani, intimo, costavano tipo 1 euro l'uno, una cavolata, perché io questi qua li uso moltissimo, lavo sempre le mani, infatti ho le mani devastate per questi, e poi mi regalavano tipo una, cos'è, una borsetta, quelle da mettere dentro le borse per riempirla, però non mi sembra niente di speciale, vedete, cioè 2-3 taschine e puzza di schifo. Quindi, mettiamo via e poi prepariamo la pappa. Vi farò vedere cosa mangia a pranzo. Vabbè. Allora, se Memo sta zitto, vi faccio vedere il pranzo. Bene, sì. La pizza che ho avanzato ieri sera in pizzeria, infatti, boh, è stranissimo. Di solito non avanzo, se non le croste, ma ieri non avevo molta fame.
E poi le verdure al vapore di ieri a pranzo. Sì, sono vergognosa, alle 3:30 ancora a letto. Però mi sono messa a guardare le ultime puntate della seconda stagione di Orange is the New Black. E niente, cioè non mi sono resa conto che l'ultima puntata in realtà durava 1:30, quindi molto più, quasi il doppio di una puntata normale. E quindi si è fatto tardissimo. Per fortuna c'è ancora un po' di luce fuori, infatti quasi quasi esco perché devo fare due cosine. E poi avevo fatto un ordine su Ecco Verde perché vi avevo detto che avevo finito. Non so se ve l'avevo detto, forse sì, che dovevo comprare altre due o tre cosine. Una di queste che dovevo comprare sono i balsami labbra della Burt's Bees. Cioè, vedete come è ridotto questo? Non c'è più niente. Ne ho ancora un altro che sto tenendo in borsa. Ho contattato il servizio clienti perché l'ordine l'ho fatto il 30, quindi una settimana fa. E non è ancora pronto. Sarà spedito dalla settimana prossima, quindi lo riceverò dal 14, no, dal 15 forse in poi di dicembre, che poi è il periodo peggiore per spedire pacchi, quindi riceverli. Quindi non so, dovrò arrangiarmi senza, ho le labbra tutte screpolate. Sono tutta scema io, forse devo fare l'ordine un pochettino prima. Tra l'altro i prodotti che mancano a loro e che devono arrivare sono proprio questi balsami labbra, quindi non posso neanche dire sostituitelo con qualcos'altro perché mi servono questi. Comunque io ve li consiglio veramente, però vi consiglio questo che è quello al miele. Non vi consiglio gli altri perché ce ne sono alcuni che hanno molti oli, e hanno degli oli che non sono tipo l'olio di cocco, così, che non mi piace sulle labbra. L'importante comunque è che come primo ingrediente ci sia la cera alba. Al negozio avrò avuto 60 persone davanti in coda, infatti ho fatto talmente tardi che non ho ancora preso l'antibiotico e sono in ritardo di mezz'ora. Mi sto arrivando Marco, ora vi faccio vedere cosa ho comprato, però, perché devo portarvelo subito. Oh. Ciao Marco! Ciao. Come stai? Ecco, ho comprato questo, che è il profumatore per ambienti da casa, insomma, della Yankee Candle, con cui mi trovo benissimo. Poi ho preso due ricariche alla cannella. Ti ispirano? E poi ho preso il profumatore ad auto, questo qui, che voglio provare perché li sto provando un po' tutti della Yankee. Qui, per esempio, questo tipo qui, tipo Arbre Magique, ve lo sconsiglio perché non profuma. E questo sembra profumare molto adesso vediamo. Ciao Marchino! Ciao! Stai bene? Sì, dobbiamo andare in banca perché ho 5 centesimi. E io penso di avere 10 euro. Ah, bastano per tutti e due? Per fare un caffè? Ma io devo ti devo tipo 20 euro. Vabbè, dopo andiamo in banca, ma ho la necessità di prendere l'antibiotico al più presto. E quindi? Andiamo in bar, in una pasticceria. Sì, ma io tanto bevo solo un caffè. Va bene. Ciao! Dai, dillo tu. Mi sposo! Tanti auguri alla Flavia che si sposa con Enrico. Sempre se Enrico lo vuole ancora. Soprattutto sempre se si sposeranno. E soprattutto perché io non vedo l'ora di mostrare il matrimonio. Sarà il più bello. Non c'è il salmone, Lisa. Ciao, amore, ciao. Prendi con le zampette, dai. Ciao. Ah, bene, volevo per favore ordinare 4 pizze da asporto. A domicilio passa lei? Passo io. Passa lei? Va bene per le 8:40, tra un quarto d'ora? Benissimo. Allora, mi lascia un nome? Marco. Marco. Prego. Allora, per favore, una Lulu. Sì, una Rosetta. Una Rosetta. Una Jessica. Ok. E poi volevo sapere se era possibile avere una parigina con patatine fritte. Benissimo. Per le 8:40 allora. Per le 8:40 va benissimo. Sono 4 pizze, giusto? Esattamente. A nome Marco. Sì. Grazie. Grazie a lei. Arrivederci, salve, a dopo.
roba che diceva è uno scherzo. Ma tu sei scemo? E adesso con che faccia vai lì a prenderle? Sono Marco. Scusa. Dai, mi stavo scompisciando da ridere. L'ha sentito? Ma cosa? Ma non ha sentito niente. Io non ti ho mica detto di fare ste, cioè di dire. Io questa cose. Sera sono. Di Jessica? No, vedi che sbagli. Una Lulu? Lulu, no, una Lulu. Così? È una Jessica. Io non potrei mai vivere in una città senza nebbia. Cambiamo profumatore della Yankee Candle e mettiamo quello, aspetta che accendiamo la luce, mettiamo quello lì alla cannella e quest'altro lo metto via, faccio così, tolgo questo vecchio, apro, mamma mia che odore di cannella, cade ancora, niente, non vuole stare la videocamera lì. Quindi chiudo con il profumatore nuovo alla cannella e lo metto su adesso. Ridendo e scherzando sono stata via tutta la giornata oggi. Il problema è che sono le 11:15 e devo aspettare ancora più di un'ora per forza in piedi. Perché a 12:30 devo prendere l'ultimo antibiotico della giornata, dopodiché devo prendere un altro alle 8:30 del mattino, cioè dopo 8 ore. Infatti è un po' un casino perché non riesco a dormire 8 ore di fila così. Poi quando mi sveglio la mattina non riesco più a riprendere sonno, di solito almeno, quindi un po' una fregatura. E niente, sono già struccata come potete vedere, sono uno splendore. Vi auguro la buonanotte. Ciao, notte!